Sicuramente. Ah, oh, senta pazienza, dimmi cosa mi devi dire. Non so se a Sville è arrivato il pacchetto di Barbara e Lara. Cioè, non mi dice nulla quello. Non mi dice nemmeno quando arrivano i nuovi lollini. Lo sa, non preoccuparti che lo sa. Vabbè. Ok, va bene. Allora ti mando un messaggio su WhatsApp appena vedo, cioè appena apre questo pacchetto di Barbara e Lara. Ok, va bene. Ti mando le foto delle vacanze comunque, sì, perché quest'anno ho deciso di fare le vacanze da single. Sì. Ciao Lollina. Ciao, ciao. Ah, senta pazienza, voglio i miei Lollini. Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super regalosissimo video. Ebbene sì, perché oggi, come vi avevo già preannunciato ieri in community, andiamo ad aprire insieme il super mega regalone che mi ha fatto Barbara d'Alessandro, Lara e Lollina, che veramente, cioè veramente vi dico la verità, mi ha riempito il cuore di gioia in una maniera che voi non immaginate nemmeno. Cioè, io quando ho aperto questa, cioè adesso vi racconto un po' la situation com'è andata. Mi ha scritto Barbara perché io e lei ci sentiamo ogni tanto su Instagram e devo essere sincero, lei è la mia motivatrice youtubiana, cioè lei che mi dà veramente, che mi dice: continua sulla tua strada, non ascoltare nessuno, vai avanti col tuo progetto e vai avanti con i tuoi sogni. E lei, cioè veramente, io ragazzi, Barbara la conosco da quando aveva veramente sui 14 o 15 mila iscritti. È un po' come una palestra per me, Barbara. Cioè, diciamo che è un po' come una personal trainer youtubiana. Sì, capita magari un evento dove è presente e voi magari abitate vicini, andateci perché è una persona d'oro, ma soprattutto se ancora non la seguite, e penso che ormai la seguite tutti, anche quelli che seguono il mio canale YouTube, veramente seguitela perché è il top. E niente, insomma, mi ha scritto che mi doveva inviare delle cose che vedrete presto, anche questa settimana credo, nella mia morning routine, quindi preparatevi perché entrerete nella mia giornata tipo. E niente, apro questo pacchetto con queste cose e poi alla fine trovo questa busta, ovviamente fucsia. E qua Barbara ti devo ringraziare un sacco perché, come ben sai, io adoro il fucsia e il rosa, insomma il glitter ci incanta. Insomma, la apro e guardo al suo interno, ho detto oh my god. Allora, innanzitutto è una cosa che avete già visto anche sul suo canale circa 2-3 settimane fa, che ha fatto un video. E quando ho aperto ho detto no, non ci posso credere, non ci posso credere, perché mi ha inviato le Unicorn Knight e poi... Oh my god, questo qua veramente è fantasticherrimo. Poi vabbè, conoscendomi già qua unicorni, ma poi ha rincarato la dose unicornosa con lo slime kit unicorn. E quindi adesso direi di andare a farlo insieme. Però prima di cominciare andando a farlo insieme, questi prodottini li trovate sul suo store, nel suo store, che adesso comunque vi faccio vedere anche il biglietto da visita e magari vi lascio giù il link per andare proprio sul suo sito, dove vende un sacco di queste cose pucciose. E quindi niente, mi sembra di aver detto tutto, quindi direi di teletrasportarci giù nella mia PlayStation tra 3, 2, 1, che è la magia degli unicorni, sia con voi! Ed eccoci qua, Swirl Family, finalmente catapultati nella mia unicornosa PlayStation. E come vedete ci sono già in pole position le cosine che mi ha inviato Barbara, o cosine ovviamente super unicornose, partendo dalle Unicorn Knight Glow in the Dark. Cosa sono le Unicorn Knight? Sono praticamente
la versione moderna delle stelline che ci attaccavano in camera un po' di tempo fa. Almeno io le avevo attaccate negli anni 90 quando ero piccolino. Adesso sono arrivati gli unicorni, che ovviamente questi unicorni, essendo anche con un bel adesivo bello grande che ci sta ben attaccato al muro, cioè alla parete, al soffitto, andrò a tempestare tutta la mia soffitta qua dove ho la PlayStation, perché prestissimo, e sono di colore rosa e bianchi, così, che prestissimo vi farò anche il room tour della mia playroom, quindi della mia stanza dei giochi. E come vedete qua ci sono i suoi adesivi in allegato, voi ne prendete uno, lo staccate, gli tirate via la carta protettiva, l'attaccate dietro al vostro unicorno e poi lo appiccicate dove più vi piace. Questi unicorni ovviamente cosa succede? Si ricaricano con la luce. Una volta ricaricati di notte, poi quando andate a dormire, vedrete il vostro cielo super unicornoso. E questo qua è il primo che veramente andrà ad abbellire tutta la mia soffitta. Qua dove c'ho tutto il legno, tutte le travi, sarà veramente uno spettacolo unico. Ok, e visto questo io direi di passare alla cosa, cioè questo qua, dimenticavo, è il suo biglietto da visita, il biglietto di Barbara d'Alessandro, Lara e Babù con Lele e Lollina. E come vedete comunque qua ci sono tutti i suoi social network, Instagram, Facebook e infine anche il suo shop dove potete trovare queste fantastiche cose. E vabbè, qua dietro comunque vi rimanda anche a tutti i suoi social network. E sicuramente questo biglietto da visita lo conserverò un po' come loro, perché veramente ne sono onorato un sacco. Cioè veramente io non vi immaginate l'emozione che avevo quando ho aperto il pacchetto. Ok, quindi adesso direi di aprire questo Unicorn Kid Slime. Perché ovviamente cosa abbiamo in questo Unicorn Kid Slime? Vabbè, le istruzioni, che io mi sono già andato a leggere ovviamente per non fare danni ulteriori. Istruzioni tutte in inglese, ma comunque è un inglese veramente molto, cioè, capibile, e potete usare Google Translate per tradurre se non riuscite a capire. Poi abbiamo all'interno di questo kit un misurino per fare lo slime misurato, ovviamente, anche se Lara nel suo video ha voluto esagerare, mettere tutta la colla. Poi l'attivatore, che dovrebbe essere tipo acido borico, come il professional. Io di solito uso la soluzione salina con un po' di bicarbonato di sodio. Poi un cucchiaino per mescolare. Ovviamente, vabbè, stiamo parlando di unicorni, le stelline unicornose, polvere di unicorni. La palettina di legno, anch'essa per mescolare. La colla, eccola qui, penso che sia una colla particolare per slime, comunque una colla buona per fare gli slime. E infine due, diciamo, tempere coloranti per il nostro slime. Ovviamente io, cioè, indovinate, adesso vi do 5 secondi per indovinare quale colore utilizzerò. 1, 2, 3, 4... 5, ma ovviamente che domande sono, utilizzerò questo fucsia. Ok, oltretutto mi diceva Barbara che quando ci siamo iscritti, perché veramente non me lo aspettavo, ho dovuto ringraziarla subitissimo, perché cioè ragazzi, wow, mi ha detto che l'acido borico, se voi acquistate questo kit, l'acido borico vi durerà veramente per tanti altri slime. Idem la colla, se voi seguite i dosaggi che vi dà la ricetta del kit, anche la colla vi durerà veramente tantissimo. E il dosaggio dovrebbe essere sui 25-30, cioè la tacchettina sui 30. Allora, io mi sono già procurato ovviamente la bacinella per mescolare il nostro slime. Adesso mettiamo tutto da parte, perché io quando faccio gli slime sono un po' casinista. Ok, la nostra polvere di unicorni. E poi, perché siccome andrò a usare comunque il dosaggio che mi dà il kit, siccome lo slime non verrà grossissimo, comunque io mi sono già preparato la bacinella per uno slime eventualmente grosso, nel senso voluminoso. E nel caso utilizzo la mia cacchina degli unicorni Pupsi. Questa qua super arcobalenosa, visto che siamo nel mese del Pride, nel mese comunque della anti-omofobia, comunque contro l'omofobia. Perfetto! Oddio, non vedo l'ora! Cominciamo! Allora, la ricetta ci dà il dosaggio,
Ovviamente questa qua è la colla ed è, dovrebbe essere, ok, cosa buona, coperta anche dalla protezione, così non si secca. Se ho capito bene è una colla piuttosto densa, sì, difatti, ottima per fare gli slime, e direi di farne 30 come dosaggio ml. Vediamo, che poi alla fine è metà tubetto di colla. Ok, l'atomo, come diceva Lara, l'atomo di colla, perfetto. Versiamo all'interno della nostra bacinella, prendo un po' di colore, guardiamo quanto colora. Oh my god, ma guardate quanto è bello questo fucsia, ragazzi. Perfetto, messo il nostro colorante, direi di andare di polvere di unicorni, cioè la nostra polvere stellare, un po' come Valeria Marini, baci stellari. Perfetto, non ne metto molti perché io amo lo slime non troppo decoroso con questi glitter. Ok, adesso andiamo con l'addensante. Mi raccomando, perché questo addensante è super strong, veramente vi addensa tantissimo ogni tipo di slime. Ci sono sulle protezioni anche qua, perciò io ne prendo proprio un tappino in questa maniera, ok, e lo versiamo. Perfetto. E mi raccomando, lo slime, quando andate ad addensarlo, fate in maniera che si stacca tutto dalle pareti prima di prenderlo in mano, perché o se no vi si appiccica dappertutto. Non fate come Sweer, che il 90% delle volte, preso bene dallo slime fatto, si va a impigolare dappertutto. Ok, vedete che si stacca benissimo dalle pareti in questa maniera. Aspettate che devo un attimo farlo prendere ancora un po', ma dite che si addensa ancora un pochino. Non guasta, vero? Proprio un goccino per renderlo ancora un pochettino più duro. Ecco, sono riuscito ad addensarlo ancora un pochettino e adesso, come vedete, è venuto perfetto. Questo color Big Bubble, perché me la fa venire veramente un sacco in mente, è perfetto, è super unicornoso. Sicuramente sarà stato anche molto bello con qualche striatura violacea, e qua ne ho perso un pezzo. Però comunque il contrasto stelline super scintillanti e fucsia fanno questo slime super unicornoso. E rieccoci qua, Sweer Family, dopo aver scoperto finalmente il regalino che mi ha inviato Barbara D'Alessandro e la sua family. Cioè veramente io la ringrazio un sacco, perché mi ha riempito il cuore. Cioè questi qua sono i piccoli gesti che mi fanno veramente un piacere che voi non vi immaginate nemmeno. E io spero comunque di rincontrarla prestissimo. Se vi capita, andate ad un suo evento, se vi capita conoscetela di persona, perché è una youtuber fantastica, anche Lara, poi anche tutta la sua famiglia, veramente dovete conoscerla Barbara, perché è fantasticherrima. E quindi niente, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi ovviamente al canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. Condividete con tutti, commentate, fatemi sapere insomma cosa ne pensate di questo kit, qualcosa che insomma vi piace di più di Barbara, d'Alessandro, insomma fatemi sapere tutte le vostre impressioni. E inoltre rispetto anche su tutti i miei social network, Instagram, la mia fanpage di Facebook e il mio profilo TikTok. E quindi niente, io per adesso vi mando un super bacio unicornoso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao.